Taglio del nastro per il nuovo mercato coperto al porto a Pesaro, in località Calata Caio Duilio. L'inaugurazione del mercato ittico ha portato un miglioramento dell'estetica e comodità del porto pesarese. Il restyling messo in atto dall'amministrazione comunale, grazie al prezioso contributo del finanziamento europeo ottenuto dalla Regione Marche nel realizzare questa nuova struttura, permetterà ai pescatori di vendere il pesce in un impianto attrezzato come gli altri porti europei. Tante attività e ovviamente anche la piccola pesca, che aveva bisogno di spazi dignitosi, perché questi spazi rendono più dignitoso e più facile il lavoro già difficilissimo dei pescatori e al tempo stesso rendono la vendita del pesce un luogo bello, identitario del porto e al tempo stesso molto più agevole sia per coloro che vendono che per coloro che acquistano. La zona per la vendita giornaliera del pescato viene così riqualificata con le pensiline, forma più organica con tre strutture frangisole che proteggeranno le bancarelle. Inoltre il progetto prevede anche l'installazione delle pensiline sulla banchina Munafò e su quella Pescatori, oltre alla realizzazione di nuova pavimentazione, arredi e illuminazione. Oggi inauguriamo un intervento importante di circa 900.000 euro, inoltre sviluppiamo il progetto, lo stesso progetto anche dall'altra parte del molo, dove daremo una condizione di lavoro più decorosa ai pescatori e a quelli che lavorano per far sì che poi sui nostri piatti ci sia il buon pesce dall'Adriatico.